era pieno di pietre, col bestiame, cominciò a grattare le pareti, a vedere che cosa questo vescovo volesse dire con questa sua nota sul registro parrocchiale. Poi, arrivando più su, cominciarono a trovare quello, non quello che vediamo oggi, ma una parte di quello che vediamo oggi. Allora intervenne l'amministrazione comunale, intervenne la sovrintendenza, si cominciarono i lavori, venne demolito l'intonaco e vennero alla luce le 10 croci o 12 croci in origine che noi possiamo vedere oggi. Ora, che cosa posso aggiungere su questo? Che quando nel 1312 l'ordine del Tempio dei Templari venne sospeso, Giovanni XXII, il Papa successivo alla sospensione dei Templari, emanò una bolla che ordinò a tutte le chiese della cristianità, a tutti i responsabili, di demolire simboli e segni templari che si trovavano all'interno delle chiese. Ora qui invece sono rimaste queste croci con l'intonaco sopra. Nel 1847, quando chi governava della famiglia Soggiu, chi governava questa chiesa, fece dei lavori, lasciò una relazione che inviò a Bonaria, poi spiego perché a Bonaria, che inviò a Bonaria dove disse: io, che sono un uomo molto religioso, che vado in chiesa tutti i giorni, non avevo mai notato una cosa che ho scoperto durante i lavori. Che cosa aveva scoperto? E lui lo descrive: ha trovato una scritta con un quadro, e lui dice erano una processione di confratelli vestiti di bianco. I lavori avvennero nel 1510 attraverso la confraternita di Santa Maria. Lui non dice se quei confratelli vestiti di bianco avessero anche una croce rossa come i templari, dice solo che lui quel quadro non l'aveva mai visto, quel quadro era rivoltato all'insù, per questo lui non l'aveva mai visto. Ora, mettendo assieme le due cose, l'intonaco sopra le croci templari, il quadro che probabilmente mostrava una processione templare rivoltato all'insù, fa venire il dubbio che sotto Giovanni XXII, quando lui emana la bolla, a Norbello ci fosse invece qualcuno che voleva preservare la memoria storica del passaggio dei Templari, quindi ha costruito l'intonaco, quindi ha rovesciato il quadro perché non venissero distrutti. Perché parliamo dei Templari? Primo, perché le croci che noi vediamo sono croci templari. In genere, quando voi visitate le chiese, vedete le croci di consacrazione e di intitolazione delle chiese, che non hanno questa forma. Hanno i bracci uguali, cioè sono croci greche, non sono croci latine. Noi invece ci troviamo davanti a croci latine, che è già un caso importantissimo dal punto di vista storico e artistico. Non solo abbiamo la croce latina col braccio verticale più lungo del braccio orizzontale, ma abbiamo all'interno del braccio verticale, alla base, la coda di rondine con i due corni, con un terzo corno, quello centrale, che simboleggia la punta della spada. Cioè i Templari era quello dei Templari, un ordine monastico, cavalleresco, combattente. Erano monaci combattenti per la conquista della Terra Santa. La croce con la terza punta nella coda di rondine, si chiama ardiglione, rappresenta la punta della spada che regge la croce, cioè l'ordine militare combattente. Di che periodo parliamo? Allora, la Chiesa sicuramente esisteva a metà del 1100, perché abbiamo un'iscrizione che è contenuta all'interno del fondale di Santa Maria di Bonarcado, che parla di una divisione di servi tra il rettore della Chiesa di Santa Maria e il rettore della Chiesa di San Giorgio di Calcagia, in Agro di Minis. Siccome la Chiesa di San Giorgio è una fondazione di Costantino, giudice di Arborea, Costantino è attorno al 1120, noi possiamo presumere che la data di costruzione della Chiesa di Santa Maria, che già divide Servi a metà del secolo e quindi era una Chiesa attestata, avesse qualche decennio di anzianità di costruzione. Quindi probabilmente possiamo collocare, utilizzando questa scheda, la costruzione della chiesa
tra il 1130 e il 1160, quindi una chiesa molto vecchia. Le croci invece e le iscrizioni che noi vediamo non sono state realizzate al momento della costruzione della chiesa. Nonostante la prima iscrizione dica Ego Barisone Pinda chi farso custa gresia posa anima mia, questa è la prima iscrizione. Poi abbiamo un'altra iscrizione di Torchitorio che esplicita la stessa formula, poi ne abbiamo un'altra di Barisone e un'altra di Torchitorio. Sono quattro iscrizioni, due di Barisone e due di Torchitorio. Ora Barisone Pinda noi lo troviamo, voi avete visitato la chiesa di San, noi abbiamo 10 mandorle di contorno delle croci. Una mandorla importantissima è questa, perché? Perché all'interno della mandorla la croce è contenuta all'interno di un pentagono. Ora il pentagono è l'immagine del 3 più 2, 3 l'elemento maschile, 2 l'elemento femminile. Pentagono, il numero 5 rappresenta l'armonia dell'universo e sono numeri della numerologia templare molto molto importanti. Poi salto tutto, arrivo qui. Qui abbiamo, vedete, la zampa d'oca, che è il marchio che le organizzazioni artigiane del periodo medievale imprimevano nelle chiese che loro costruivano. Le chiese venivano costruite da artigiani che giravano i territori, erano specializzati, muratori, fabbri, falegnami, nelle chiese. Quando loro la realizzavano, la marchiavano con la zampa d'oca. Poi abbiamo il simbolo del grano e il simbolo sessuale femminile che dimostra l'elemento della nascita, ma anche l'elemento del battesimo, sia per la religione e sia per i templari, cioè l'immissione nell'ordine del tempio. Poi abbiamo una processione di animali che vedete arriva fino alla mandorla, che a differenza delle altre è una mandorla scomposta, non è una mandorla ordinata. Ora, alla base della mandorla noi abbiamo questo mino, chiediamo al parroco, secondo lui che cos'è questo mino? Chi ha fatto catechismo dovrebbe indovinarlo. Chi aveva in mano un tridente nelle immaginette che ci distribuiva, che distribuivano a me da ragazzino? Chi aveva in mano una forca con un tridente? Il diavolo, il diavolo. Allora, noi abbiamo il diavolo che preme sulla mandorla. La mandorla si deforma, non è composta come le altre. La mandorla si deforma, impedisce che lui entri. Qui, allora, qui le mandorle sono state realizzate da uno che ha segnato la calce fresca e poi da un altro che l'ha ripassato i disegni col miglio, cioè col rosso. Noi abbiamo qui il pittore che fa un percorso animale, una processione. Qui abbiamo un animale dentro la mandorla che è disegnato, ma non è ripassato col miglio rosso. Perché? Perché se lui avesse fatto entrare la processione dentro la mandorla si sarebbe fratturata. Cioè la mandorla avrebbe praticamente consentito a questo mino diavolo di entrare dentro la mandorla. E quindi lui non l'ha disegnata, perché ha ritenuto che pur nel disegno scomposto la mandorla, la chiesa, resistesse alla tentazione. Infatti questa io la chiamo la mandorla della tentazione.